Ciao a tutte ragazze, dunque non sono impazzita, in realtà sto uscendo, quindi per quello che mi vedete col cappellino e mi stavo mettendo questa tinta labbra di Glossip. E volevo fare un test con voi, praticamente è il rossetto liquido effetto tattoo, quindi dovrebbe essere una tinta labbra che si fissa, fa effetto tatuaggio sulle labbra, quindi dovrebbe avere una durata molto lunga. Qui dicono all'incirca 6 ore, quindi oggi appunto voglio metterla con voi. Sono le 10:35, 30, l'orologio del cellulare è avanti, segna le 10:37. Devo appunto fare delle commissioni, mangerò fuori, quindi poi quando rientro oggi pomeriggio vi giro il risultato finale e vediamo appunto quanto dura. Allora, la confezione è questa qua. E la colorazione che ho io è la numero 12. È questo bellissimo fucsia. In camera lo vedete leggermente, ecco così. È esattamente questo bellissimo fucsia. L'applicatore è a spugnetta. Ora lo mettiamo, appunto va applicato, non bisogna bere, bisogna stare fermi un attimino finché non si setta appunto sulle labbra e poi appunto dovrebbe avere una durata all'incirca di 6 ore ed è no transfer, vediamo. Allora, come prima impressione si applica abbastanza scorrevolmente perché sebbene sia una tinta labbra la sento abbastanza morbida. Il pennello scorre agevolmente sulle labbra e il colore è bello pieno. Vedete? È un bel fucsia intenso. Ora sì, con queste luci lo vedete un pochino più chiaro, in realtà è un pochino più intenso. Quando andrò a vedere poi appunto l'editing del video vedo l'effetto, perché dal visorino lo vedo un pochino più chiaro. Devo farvi vedere anche la felpa che indosso, è blu con tutte queste stelline, così oggi visto che il tempo fa pietà volevo mettere qualcosa di abbastanza scherzoso e giocoso. Vado, ci vediamo fra 6 ore circa più o meno. Ciao a tutte ragazze, dunque sono tornata, in realtà è mezz'ora prima rispetto a quando io ho detto che avrei fatto il video, infatti sono le 15:47. Devo riuscire, non so quando torno, quindi volevo farvi l'aggiornamento tinta labbra di Glossip. Mi avvicino un attimino. Allora, io l'ho messa alle 10:30, come potete vedere è pressoché intatta, si è sbiadita un pochino negli angoli e qui all'interno. E ha perso un pochino il colore, però nell'insieme direi che è rimasta lì dov'era. Allora, io a pranzo ho mangiato una bistecca e delle verdure condite, quindi comunque una base oleosa, e ho bevuto, è assolutamente no transfer, è appunto l'unico punto in cui è andata via un pochino qua all'interno delle labbra. La sensazione è ancora confortevole, quindi non sentite le labbra tirare. La cosa che mi piace tantissimo è che non le secca particolarmente, quindi una volta che si è settata non vi dà quell'effetto di tinta labbra che tira fastidiosa e non evidenzia particolarmente le pieghette o le pellicine. Quindi direi che come prima prova assolutamente promossa. Vi consiglio di prenderla se vi piace il colore, ce ne sono altre tonalità, un rosso, un borgogna, un color nude tendente al malva, un arancione corallo, bellissimo, ma avevo paura evidenziasse, cioè facesse uscire un pochino più il giallo dei denti, sapete che gli arancioni di solito hanno questo difetto, mi sembra basta. Il prezzo non me lo ricordo, non lo metto in un fumetto qui o comunque nell'info box. Vi mando un bacione, fatemi sapere se questo video vi è stato utile e ci vediamo al prossimo.